Dunque, il ventennale si è aperto questa sera con l'arrivo della tappa del Giro d'Italia a Cassano d'Adda e ho fatto un tragitto di un pezzo di strada con l'avvocato Castellano che è qui presente, che è stato il diretto successore di Vincenzo Toriani al ergo mio padre sulla direzione di corsa del Giro d'Italia, come organizzatore, come responsabile di tutto l'apparato organizzativo. E parlavamo appunto di queste celebrazioni che in questi giorni hanno luogo e fa molto piacere di poterla fare qua a Novate anche sotto l'aspetto culturale e devo ringraziare la presenza dell'autore Mimmo Franzinelli. Risalgo un po' alla genesi di questo libro. La genesi di questo libro è stata da un incontro che abbiamo avuto di carattere cicloturistico, di proposte per la scrittura di un libro che riguardasse il Giro d'Italia, ma che in gran parte parla anche della vita di Toriani come organizzatore, ne abbiamo avute tante. E io che ero un po' il custode un po' del materiale biografico ho sempre detto di no, perché si desiderava in famiglia un taglio storico al libro, perché tante volte si scava sull'aspetto sportivo, si scava su tante vicende, su tanti aneddoti, ma la fortuna di aver incontrato uno storico che accingeva a parlare di aspetti che riguardano anche il mondo sportivo, mi ha fatto molto piacere e è stato un sì entusiasta da parte mia e anche dei familiari che hanno, come dire, accolto benevolmente questa iniziativa. Grazie dell'introduzione. Io mi occupo di storia e della società italiana e non di sport. Questo libro è una parziale eccezione. Gli storici hanno come fonte, come alimento, i documenti. E ho avuto la fortuna di entrare a casa Toriani e trovare in un enorme stanzone, in un totale disordine, un archivio straordinario e in gran parte inedito. E essendo stato, quando ero un ragazzino, un fan del ciclismo, mio padre correva in bicicletta, mio figlio anche, adesso ha 18 anni, e quindi il ciclismo è anche la storia mia, la storia di famiglia, ma soprattutto è la storia dell'Italia. Quindi attraverso il Giro d'Italia, che è stata ed è la manifestazione più importante, io ho analizzato le due grandi fasi, la prima, quella dal 1909 sino alla Seconda Guerra Mondiale, sotto la figura di uno straordinario organizzatore di eventi culturali, Armando Cugnet, che è stato il precursore di Toriani e che era un grande giornalista. Quindi dal 1909 in avanti si trattava, in un certo senso, dal punto di vista sportivo e anche del costume, di fare l'Italia, di dare un qualcosa di unitario ai cittadini, e lo sport è stato uno strumento di questa unità nazionale. Il ciclismo direi meglio, perché il calcio si è imposto grazie a tante dinamiche, in accenno alcune in questo libro, si è imposto poi, diciamo, dall'inizio degli anni 30 come lo sport nazionale. E il ciclismo è stato il primo grande sport di massa e la sua caratteristica, diciamo, di essere itinerante, appunto, si prestava per sua stessa natura a mostrare, a far diventare protagonista il paese e la popolazione. Qui vediamo un grande letterato, uno dei maggiori letterato e saggista direi, Alfredo Oriani, che lo vediamo con due biciclette, è stato uno dei pionieri del cicloturismo, perché anche il Touring Club d'Italia è nato proprio attorno al ciclismo.
la bicicletta è stata uno strumento di divertimento, di svago, ma prima ancora di lavoro, perché tutto sommato era abbastanza economica. E se guardiamo oggi i primi ciclisti, c'è qualcosa persino direi di commovente. Vediamo che erano direi grandi lavoratori. E prima ancora di diventare atleti erano fornai, garzoni, muratori, e la vita era veramente per loro dura. Le prime tappe, le prime edizioni del Giro erano lunghissime, superavano i 300 km, sfioravano i 400, partivano ancora prima dell'alba al buio, arrivavano a notte fonda. Le biciclette erano quelle che erano e le strade non ne parliamo. A proposito di biciclette, di negozi, e questo è uno dei primi negozi Rossignoli che c'è ancora a Milano, e anzi devo dire che ci abbiamo girato con la RAI una trasmissione dedicata ai pionieri del ciclismo, e il negozio direi che tutto sommato potrebbe oggi quasi, il negozio Rossignoli, fungere quasi da museo. Eccolo qui Giovanni Rossignoli della Atala. Vedete, è molto curiosa anche la Cicli Rossignoli, le due borracce, secondo alcuni non si sa se maliziosi, malevoli o sinceri, in una c'era l'acqua e nell'altra cognaco grappa. La spiegazione c'è, perché c'erano delle nevicate e delle situazioni di sbalzo termico e in qualche modo si ovviava in questo modo. E Cugnet era un personaggio diciamo molto eclettico dal punto di vista culturale, si era cimentato anche in tanti sport e aveva una inventiva. Tra le sue invenzioni c'è quella che poi Toriani andrà a recuperare, c'è quella della maglia nera, questo è un certo Malaprocca che è entrato a suo modo nel mito, cioè l'ultimo classificato, ma non è certo facile arrivare primi, ma nemmeno arrivare ultimi, perché c'era la gara ed era una gara su due fronti, quella contro quei 10 ciclisti che stavano in fondo al gruppo e puntavano al premio, ma anche la gara contro il tempo massimo, perché bastava una svista e si era messi fuori corsa. E per cui nel libro racconto come si nascondevano dentro i portoni, ne facevano veramente di ogni. E c'era questo aspetto, diciamo, abbastanza creativo. Questi erano chiamati i tre moschettieri. Questo è Berardo Pavesi, e devo dire che io l'ho conosciuto nonostante la differenza di età, perché Pavesi, oltre a essere direttore sportivo della Legnano, dei ramarri della Legnano, me lo rivedo ancora anziano, calvo, con la pipa, faceva diciamo azione promozionale per i cicli Legnano, e quindi passava, era amico di mio padre, perché mio padre aveva un'officina di biciclette e quindi vendeva queste biciclette. Rossignoli e Ganna, anche qui direi che il loro abbigliamento e il loro atteggiamento è proprio dei pionieri ed esprime questo orgoglio, questa consapevolezza di essere protagonisti di vicende destinate appunto a entrare nel mito. Nel Giro d'Italia c'è anche una figura atipica, quella di Alfonsina Strada, che qui vediamo nei suoi tardi anni su una motocicletta, non so se una Guzzi direi, una Guzzi, e lei partecipò a una edizione del Giro, ma la Gazzetta dello Sport la definì Alfonso Strada perché avrebbe fatto scandalo e si temeva addirittura di poter mettere in ridicolo il Giro. In realtà la sua presenza diede un tocco diciamo di suggestione maggiore, e sembra che all'arrivo ci fosse più affollamento attorno a lei che attorno al vincitore, una donna in bicicletta. E in questa ressa una delle sue frasi era: ragazzi, giù le mani dalla macchina, piuttosto toccate a me, ma non la macchina. La macchina era la bicicletta,
e voleva evitare quelli che oggi si chiamano guasti tecnici. Questi sono alcuni protagonisti, così diciamo, direi quasi a caso. Vediamo la struttura del libro, quindi il libro tiene insieme lo sport e la cultura, è diviso in queste due parti attorno alle due grandi figure. Come motto in esergo c'è una frase che a me piace tantissimo: vivere è come stare sulla bicicletta, se vuoi stare in equilibrio devi muoverti. E direi che è un inno ed è una visione anche di tipo filosofico. Ecco qui Toriani, in questa foto d'altri tempi, con il megafono della Gazzetta, che chiama gli atleti e li mette in linea. Siamo all'edizione, credo, al 46-47 del Giro d'Italia. Scusa? Dovrebbe essere in Via Galilei quello. In Via Galilei, vediamo un atleta dell'Atala. E nel libro, grazie alla sensibilità della mia editor Albertin Cerutti, ho inframmezzato le fotografie. Per me le fotografie sono documenti storici e testimonianze. Bisogna visualizzare i protagonisti, perché la parola di per sé non è in grado di evocare situazioni. E di conseguenza vedete che, anche se piccole, le foto ci sono. Questa è la prima edizione post-bellica della Seconda Guerra Mondiale del Giro. Willier Triestina, e Willier è l'acronimo di Viva l'Italia Libera. E quindi il Giro del 19 a Trieste fu un successo. Il Giro invece del 46 si accompagnò a fortissime polemiche. Questo ha dimostrazione che la storia del Giro si intreccia con la storia italiana, perché Trieste non era ancora unita alla madre patria, era ancora una città, diciamo, libera, sotto il controllo alleato, era rivendicata dai titini jugoslavi, e ci fu una sassaiola che interruppe ufficialmente la corsa, anche se la squadra della Willier, la corsa poi venne interrotta, appunto, e spostata su Udine, fece entrare comunque i suoi atleti, e aveva un significato anche politico. Pensiamo rapidamente a Bartali e a Coppi, che qui vediamo in una foto molto curiosa. Questo bipolarismo, questa Italia delle fazioni, o sei con Coppi, o sei con Bartali, o sei della Juve, o sei del Milan, è uno degli elementi di richiamo, è stato dallo sport e del ciclismo. Tutti e due erano partiti con la stessa squadra, con la Legnano. Qui li vediamo su una Vespa. Queste sono fotografie che ho preso nell'archivio di Marco Toriani. Sono anche, tra l'altro, di un'ottima definizione. Questa l'abbiamo vista. E vediamo rapidamente la seconda fase, è quella a cui Marco adesso alludeva, cioè quella nella quale Toriani ebbe la grande intuizione di capire che se si voleva anche togliere, diciamo, il ciclismo da una situazione davvero di miseria, bisognava aprirsi alla modernizzazione, il che voleva dire sponsorizzazioni. Non fu un discorso facile, perché c'erano i puristi, e soprattutto in Francia per molte edizioni il Tour, sino alla metà degli anni 50, si svolse senza insegne, diciamo, pubblicitarie. E anche, appunto, queste presenze della pubblicità. La prima fu la crema Nivea con Fiorenzo Magni, e siamo all'inizio degli anni 50. E poi la famosa carovana del Giro, che ancora oggi lo precede, accresce l'aspettativa, vende e distribuisce prodotti e gadget di vario tipo, e era un modo per popolarizzare e anche per unire lo sport, il commercio. Non dimentichiamo che erano gli anni del boom economico, e quindi sicuramente la crescita, il decollo dell'industria è stato in qualche modo aiutato anche dal ciclismo e viceversa. Tornando e concludendo su Toriani, perché poi spero ci sia anche una forma di dialogo. Beh, Toriani, prima di diventare quello che è diventato, cioè il patron, è stato un uomo nel suo tempo, nel senso che ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'8 settembre lui era profondamente cattolico come visione, diciamo, ontologica. È andato in Svizzera, come tanti altri soldati e ufficiali, in una situazione di internamento con una certa libertà
In Svizzera non dimentichiamo che c'era, i primi che mi vengono in mente, Luigi Einaudi, grande economista che poi diventerà Presidente della Repubblica, Amintore Fanfani, professore universitario che poi diventerà più volte Presidente del Consiglio, Ernesto Rossi e altri con i quali Toriani, molto giovane, diciamo, era in contatto. Quella, secondo me, tra i 43 e i 45 è stata la sua scuola, scuola di cultura, scuola di società e scuola di politica. È rientrato quando ancora c'erano i combattimenti nell'aprile del 45 e ha iniziato a interessarsi di eventi sportivi d'intesa con il Vescovado di Milano. E teniamo presente che l'Italia era ferita, distrutta, lacerata, usciva da una guerra terribile, dall'occupazione, anche dalla guerra civile, e bisognava ricostruire anche un'unità che si era perduta. E l'immaginario del ciclismo ha aiutato molto questa ripresa, e abbiamo visto appunto che Toriani con il megafono ha rilevato praticamente la professione, la missione, ma direi la vocazione del direttore di corsa, da Armando Cugnet. Tra loro due c'è stato proprio il passaggio del testimone, il vecchio Cugnet, che aveva dato tutto quello che aveva, ha capito che poteva e doveva fidarsi di quel giovane, e difatti quel giovane non lo ha assolutamente deluso. Toriani, secondo me, è stato anche un grande visionario, nel senso positivo. Guardava sempre in avanti, pur consapevole della tradizione che lui stesso rappresentava e impersonava. Il Giro d'Europa lo ha realizzato solo in parte, perché c'erano degli ostacoli politici incredibili, ma è riuscito a portarlo dalla Germania alla Jugoslavia, che pur essendo inserita nel blocco sovietico era in una posizione abbastanza autonoma e, diciamo, eretica. E quindi questa visione, direi, pre-federalista a livello sportivo, lui l'ha avuta, è un'intuizione che oggi andrebbe ancora approfondita e di cui bisogna dargliene atto, mentre invece purtroppo è stata dimenticata, è stata trascurata. La figura di Toriani, e come l'abbiamo vista appunto come nella fotografia che io ho messo in copertina al libro, è quella di quello che spunta dal tettuccio dell'automobile, e tutti l'abbiamo vista così, e il suo passaggio destava una salva di applausi, perché tutti lo riconoscevano. Questa è una foto notevole, uno scatto micidiale dello squalo Merckx, che stacca i due scalatori che gli erano ancora rimasti a ruota, ed ecco dietro, vedete, con il fischietto lo utilizzava anche per ammonire i tifosi e farli spostare. Io, guardando la tappa, mi sembra 2 giorni fa, in quella salita, ho pensato: questi disgraziati, questi esaltati, che mentre i ciclisti sono impegnati, sono concentrati nello sforzo, gli vanno a dare fastidio. Avete visto Nibali che addirittura ha staccato. Hello!